Bombo Pandoli, oggi siamo di nuovo nel nostro ospedale, pronta a mostrarvi le modifiche che ho fatto. Ed eccoci qua. Allora, ho deciso alla fine di spostare il bagno qua, aggiungendo un po' di bagni, come potete vedere. Ho messo due lavandini. Aspettate che non voglio iniziare gli scleri con la visuale. Qua gli asciugama, cioè quello per asciugarsi le mani. Intanto qua ci dice che abbiamo una buona reputazione dell'ospedale. Poi qua abbiamo sia qua che qua, e come potete vedere ho anche girato questa scrivania, abbiamo il medico di base, dove fa le diagnosi, dice le malattie che hanno i pazienti. Qua invece è la stanza, no, dove si fanno le terapie, avete visto l'altra volta, l'ho messa qua. E qua invece questa è la stanza dove i dottori si riposano. Qua ho lasciato l'accettazione, qua ho lasciato la farmacia. E come potete vedere ho sistemato così anche le varie cose per tutti i pazienti che arrivano e devono aspettare. Ah, e ho messo qua gli idranti. Andiamo subito a leggere le notifiche che ci sono arrivate. Allora, nuova malattia, ventilatio intestinalis putrens, scoperta. I nostri medici hanno scoperto una nuova malattia, quindi insomma quella lì. Una turba che affligge il colon, invieremo il paziente per la terapia verso farmacia. Ok. Poi reparto richieste, i nostri medici hanno scoperto una nuova malattia, allettamento, una preoccupante deformazione del volto causata dal dormire in posizioni strane. I medici consigliano di utilizzare sempre un goniometro da letto per controllare gli angoli del sonno. Il paziente ha bisogno di una terapia, per curarlo servirà reparto. Ok. Fai aspettare il paziente perché lo costruiamo. Reparto richiesta, un paziente affetto da allettamento ha bisogno di una terapia. Stanza necessaria per le cure, ok, reparto. E ora lo creiamo. Non era questo il reparto, scusate. Non mi ricordo questo cos'era. Ah no, ok, sì, diagnosi. Sì, giusto. Intanto è arrivata un'altra roba. Nuova malattia, pantano scoperta. I nostri medici hanno scoperto una nuova malattia, pantano, una malattia della pelle davvero disgustosa, provocata dai bagni sporchi. Può essere curata con un costoso cocktail di farmaci accuratamente preparato in farmacia o con la stregoneria. E invieremo il paziente per la terapia verso farmacia. Ok, noi intanto andiamo a costruire il nostro reparto. E lo facciamo qua così, direi. No, aspetta! Il Ministero della Salute di Two Points è lieto di premiare i risultati di ogni ospedale della contea. Se ne costruiamo uno capace di soddisfare i bisogni della zona, l'ospedale riceverà una valutazione ufficiale. Ottimo per la nostra organizzazione, non solo ogni stella delle ricompense associate, ma ci permetterà anche di creare nuovi ospedali della contea. Continua ad espandere l'ospedale per ottenere la valutazione. Ok. I reparti servono per le diagnosi e a curare una serie di malattie, serve un infermiere per accogliere, va bene. Ok, perfetto. Questo è bravo, anche se costa, non ho mai capito. No, questo è a quanto si acquista, però non ho mai capito questo cos'è, però. Assumiamo lei. Ah, ma c'è già! Ma c'era già, ma che cosa? Ma tu da dove arrivi? Ah beh, ormai. Ah ok, qui si cambiano. Ah. Non l'avevo capito. Vabbè, sistemerò anche sta stanza, abbiamo capito insomma. Io direi comunque allora di andare a creare due farmacie, perché una mi sembra poco. Ormai non vi sto neanche a dire che ovviamente anche le farmacie le sistemo ovviamente dopo la registrazione, sapete com'è, no? Qua abbiamo delle nuove cose. Ok, praticamente nuovi oggetti. Qua devo costruire una nuova stanza, quindi facciamo aspettare il paziente e costruiamo una nuova stanza che andrò a modificare dopo aver finito di registrare questa puntata, come al solito.
Oh mio Dio, che cosa sto vedendo? Non hanno la testa, vabbè. Rido. Vediamo come funziona questo nuovo reparto. We're close to award season. Oh mio Dio, gli mettono una nuova testa. No vabbè, bellissima sta cosa. Adoro sto gioco. Perché è insensato. Oh, ci è arrivata una lettera. Gentile amministratore dell'ospedale, ospedale una stella, congratulazioni. Il Ministero della Salute di Two Points ha assegnato al tuo ospedale una valutazione di una stella su un massimo di 3. Per festeggiare, ho recuperato la tua scheda dal cestino. Ma come? Continua a sviluppare la tua attività a Oxford per ottenere ulteriori risultati e riconoscimenti. Se pensi di riuscire a fare di più. Oppure in alternativa, pensa in grande e inizia a espandere la tua organizzazione aprendo un nuovo ospedale a Lower Bullocks. Come si dice, a te la scelta, con fragranza, Tarquin Foxbridge, ministro della salute. No, io direi anche di andare a vedere l'altro. Quindi ok, questo è il nostro. E noi ne andiamo ad aprire un altro qua. Qualifiche staff. Benvenuto a Lower Bullocks, un'adorabile cittadina con un grosso problema. Parecchi suoi abitanti sono convinti di essere delle rockstar. C'è solo una cura possibile, la psichiatria. Solo i medici con una qualifica in psichiatria possono diagnosticare e curare i pazienti in una stanza della psichiatria. Siamo riusciti a trovarne una, ma cerca candidati con una qualifica in psichiatria e altre capacità utili. Ok! Quindi abbiamo la nuova stanza, la psichiatria. Ok. Nuova. Che poi con quali denti questo tipo? Oh, cosa? Per terra questo. Perché questo c'è una pentola in testa? Ma questo ospedale sta diventando il bordello. Puoi pulire per terra te? Ah, ecco, grazie. Ma perché questo? Oh, perché ti sei... Vabbè, giustamente non ci sono i bagni. Scusatemi. Ok, ora non mi potete più defecare per terra. Sappiate che vi osservo. Ah ok, quindi possiamo anche espandere il nostro ospedale, interessante questo. E abbiamo scoperto anche una nuova malattia. Portishead. Portishead colpisce sia il corpo che la mente. Un tempo si pensava fosse provocata dall'eccessivo ascolto di musica trip hop. Cosa? Ma ormai si sa che la causa principale è vivere nella città. Ok. E quindi devono andare in reparto, va bene. Ma per espandere non ho capito come dovrei fare. Tipo toccare qua. Ah sì. Ma al momento non lo farei perché abbiamo una sfida in corso. Ovvero che entro 90 giorni io devo guadagnare 100.000 euro. E me ne mancano ancora 77. E sono praticamente a metà giorni, quindi non starei lì a rischiare. Cioè magari basta solo che li guadagno, però li posso anche spendere, però in sto momento anche no. I nostri medici hanno scoperto una nuova malattia, cuoio padelluto.
attaccamento involontario agli utensili da cucina provocato da livelli bassissimi di abilità culinarie. La padella deve essere rimossa cautela utilizzando un enorme magnete. Il paziente ha bisogno di una terapia e per curarlo servirà spadellatore. Ok, lo facciamo aspettare perché lo curiamo. Poi, vabbè, qua che ci dice che serve la stanza, promozione staff. Beh, io gliela darei la promozione a lei perché è la prima inserviente che abbiamo avuto, ha fatto tanti lavoretti, quindi sì, la promuoverei. Perché ha la sfida. Ok, quindi dobbiamo fare la sfida e poi... Ah no, perché non ho completato la sfida, aia. Ops. Intanto qua abbiamo quelli affetti da... cos'era? Bulbo spadelluto là. Con la padella in testa. Il problema è che non so più dove fare le stanze. Wow. Per il momento appunto le sto mettendo a caso, come ormai sapete. Ok, creata anche la nostra stanza per quelli con le padelle in testa. Vediamo anche loro come vengono un po' curati. Che figo. Oh mio Dio, no, c'è l'ispettore sanitario. Cosa? Dov'è? Aiuto. È questo? Sì, cavoli. Allora, relazione ispezione, signor Jobsworth ci ha inviato la relazione della sua recente visita. Sono 30 pagine, quindi non l'abbiamo letta, ma la parte finale dice: una delle migliori strutture sanitarie della contea diventerà una delle mete preferite dei malati. Ottimo lavoro. Ok, quindi insomma è andata benissimo. Va bene Pandoli, mi spiace, io mi sto stradivertendo a registrare questo gioco. Sarà venuto un episodio un po' lunghetto perché tra l'ospedale precedente e questo, insomma, io sono qua che registro da quasi un'ora. Sì, praticamente mancano pochi minuti ed è un'ora che sto registrando. Comunque vabbè, io adesso mi metto subito ad editare, spero che vi piaccia insomma questo video. Nel caso fatemi sapere se volete che porto magari più episodi, non lo so, fatemi sapere quello che ne pensate e noi ci vediamo ad un prossimo video. Mi raccomando, non dimenticate il mi piace e magari se vi va un commentino. Ciao!